ma c'è un giorno in cui Gesù ritornerà. Quello stesso Gesù che fu assunto in cielo ritornerà, ritornerà dal cielo. Quello è un giorno glorioso, è un giorno che la Scrittura definisce crudele, è un giorno di indignazione e di ira ardente, un giorno di distretta ed angoscia, un giorno di rovina e di desolazione, un giorno di tenebre e caligine. Coloro che non conoscono il Dio e coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo, in quel giorno saranno colti da spavento, saranno presi da spasimi e da doglie, si contorceranno come donna che partorisce, si guarderanno l'un l'altro sbigottiti, si nasconderanno nelle spelonche e nelle rocce dei monti e diranno ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, copriteci. Il loro sangue sarà sparso come polvere, la loro carne sarà sparsa come escrementi. Perché questo? Perché in quel giorno il Signore Gesù Cristo, che apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, farà vendetta di tutti coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo di Gesù Cristo. Costoro, tutti costoro saranno puniti di eterna distruzione, questo è quello che dice la parola di Dio, la Sacra Scrittura. Essi tutti saranno respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Quindi, quel giorno è un giorno d'ira, è un giorno in cui il Signore punirà, lo ripeto, tutti coloro che non conoscono il Dio e coloro che non ubbidiscono al Vangelo di Cristo Gesù. È un giorno di vendetta. È il giorno, il gran giorno dell'ira dell'agnello. Ecco perché tutti costoro si nasconderanno nei monti, nelle rocce, nelle spelonche e diranno, cercheranno la morte, pensate, cercheranno la morte e diranno ai monti: copriteci, cadeteci addosso, nascondeteci dal cospetto di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. Quindi quel giorno è un giorno terribile, è un giorno in cui il Signore Gesù riverserà la sua ira, la sua indignazione sui ribelli, sui peccatori, sugli insensati, su coloro che sono servi di varie concupiscenze e voluttà, su coloro che sono odiosi e che si odiano l'un l'altro. Riverserà la sua ira sugli stregoni, riverserà la sua ira sui sodomiti, cioè gli omosessuali, riverserà la sua ira sugli ubriaconi, sui ladri, sugli adulteri, sui fornicatori, sugli omicidi, su tutti coloro che praticano abominazioni nel cospetto suo, su tutti gli increduli, su tutti gli idolatri, cioè tutti coloro che vanno dietro alla creatura, che adorano la creatura anziché il creatore che è benedetto in eterno. E i loro idoli, quegli spauracchi dei loro idoli, davanti a cui si prostrano, davanti a cui pregano, davanti a cui accendono le candele, non potranno salvarli in quel giorno. Cattolici romani, il vostro Padre Pio non vi potrà salvare dall'ira a venire. Maria neppure, San Gennaro neppure, Sant'Antonio neppure, San Paolo neppure, il Papa neppure, quello che voi chiamate Papa, non vi potrà salvare in quel giorno dall'ira di Dio. La Chiesa Cattolica Romana non vi potrà salvare, le indulgenze che vi siete acquistati non vi potranno salvare. Sappiatelo questo.
Quindi quello è un giorno di ira. Lo so, forse queste parole ti avranno già fatto prendere un po' di uno spavento. Spero che sia così. È un buon segno. Ma spero che questo spavento ti porti a ravvederti. Non importa se tu un giorno, se tu non hai mai conosciuto il Dio, o un giorno l'hai conosciuto e poi hai abbandonato la sua conoscenza, spero che queste parole incutano in te il dovuto spavento e che tu sia indotto dal Signore a ravvederti. Perché a te che non conosci Dio, ti voglio dire questo. Tu hai sentito parlare di Dio. Forse non credi che Dio esiste. Quindi sei uno stolto. Perché la Bibbia dice che lo stolto ha detto nel suo cuore non c'è Dio. Potrai apparire savio a questo mondo, ma davanti a Dio sei uno stolto. Non importa quante lauree tu possa avere, non importa che status sociale tu possa avere, non importa quanto ricco tu sia, quanto famoso, se tu non credi nell'esistenza di Dio, tu sei uno stolto. Quindi non importa se tu credi nell'esistenza di un Dio o non ci credi, tu non lo conosci. Non lo conosci il vero Dio. Ma io sono qui per annunziartelo, il vero Dio. Egli, come ho detto all'inizio, è colui che ha creato tutte le cose. Considera, guardati attorno, alza gli occhi al cielo, tutto quello che vedi l'ha creato il Dio. Egli ha fatto il cielo, la terra, il mare, tutto ciò che è in essi, non c'è niente che egli non abbia fatto. Egli è il Signore del cielo e della terra. Per questo non abita in tempi fatti d'opera di mano. Il cielo è il suo trono, la terra è lo sgabello dei suoi piedi. Egli dà a tutti la vita, il fiato ed ogni cosa. Egli ha tratto da un solo uomo tutte le nazioni che sono sulla faccia della terra. Egli ha stabilito le epoche e anche i confini. In Lui viviamo, ci muoviamo. Egli è il solo vero Dio.